Presidente, come mai oggi con le categorie economiche? Beh, è un momento di particolare importanza dopo la seconda manovra e i decreti delegati per lo sviluppo che ci stiamo attendendo. Ci sembrava doveroso incontrare le categorie economiche per apportare anche in sede di ANCI nazionale i punti di vista del Veneto, non solo della politica ma anche dell'economia. Oggi i temi che tratteremo saranno di grandissima importanza. Credo che i suggerimenti e i punti di vista che ci verranno dati devono essere doverosamente segnalati a livello nazionale. Si parla sempre più di un patto di stabilità regionale proposta partita peraltro dall'ANCI Veneto. E come si articolerà con i rappresentanti del mondo economico e come potrà venire incontro ai problemi generali? Beh, mi pare di poter dire di essere orgoglioso di aver diretto nell'ultimo anno ANCI Veneto, perché sono stati ottenuti dei risultati tanto a livello nazionale quanto a livello locale di estrema importanza, soprattutto sotto il profilo del patto di stabilità che era il vero capestro per i comuni. È diminuito, come dire, il taglio rispetto allo splafonamento del patto di stabilità a livello nazionale, e questa nuova iniziativa dell'assessore Ciambetti della Regione del Veneto, che mette a disposizione 30-35 miliardi per avere, come dire, un ammortamento sul patto di stabilità dei comuni, ci sembra molto importante. Un ringraziamento particolare all'assessore Alberto Giorgetti, che ha lavorato sul livello nazionale assieme a Massimo Bitonci ad un certo punto, e importante la questione della Regione del Veneto, che sarà, come dire, un via libera ai comuni e quindi un via libera al lavoro e allo sviluppo, che è il fine a cui ci si attende dal livello nazionale a livello regionale. Riuscirà quindi ad affrontare anche nuove difficoltà come il rincaro dell'IVA, che per i comuni veneti si calcola un aggravio di 12 milioni di euro? Ma non lo so adesso se, come dire, questa storia riuscirà a risolvere tutti i problemi nazionali o regionali. Non è in questo l'ordine delle cose. È un granellino di sabbia messo nel mare magnum delle problematiche, ma un granito oggi, un granito domani, piano a piano teniamo probabilmente 2011-2012, che sarebbe fatto molto importante, perché tutte le regioni devono tenere molto al cospetto della grande Europa, dove dobbiamo assolutamente stare. Perfetto, ringrazio.